Sempre persone calorosissime. Buonasera a tutti i nostri signore e signori che sono qua questa serata. Vi rubo qualche minuto per raccontarvi un po' quello che succederà e presentare l'ospite che è dietro le quinte. Il concerto targato Arica Festival vedrà tra poco proprio su questo palco un grande artista di fama nazionale che si chiama, lo sappiamo tutti, Mario Venuti. L'Arica è... che l'Arica è un festival di cultura etnopopolare che vuole riscoprire i suoni, i colori, i sapori della propria terra e dal mondo. È giunto alla sua 7ª edizione, ormai da 2 anni, che rientra tra i grandi eventi di interesse regionale. E io vorrei che mi raggiungesse sul palco il direttore artistico, il nostro caro Silvio Cacciatore. Buonasera Silvio. Buonasera. Buonasera a tutti quanti e auguri di buone feste intanto. Di solito siamo abituati a fare gli auguri di buone feste per il Natale, quest'anno siamo arrivati un po' tardi, diciamo così, siamo sulla Pasqua. Sì, una settimana molto importante questa e noi non potevamo non esserci con questo evento che ha una sua ormai tradizione. Ti faccio una domanda, sei un po' emozionato, già ti vedo, sei il direttore di Arica da 5 anni. Il festival ha fatto grandi passi avanti, è cresciuto tantissimo e volevo domandarti come è cambiato da quando hai iniziato questa avventura ad oggi. È cambiato tanto iniziando dal fatto che 7 anni fa è partito da un'intuizione, era finanziato alla provincia di Reggio Calabria, da un'intuizione dell'allora consigliere provinciale per Paolo Zavettieri, che ringrazio, 7 anni fa pensò assieme allo staff del Borgo a questo festival che ormai cammina sulle sue gambe da 7 anni, da 5 anni io ho l'onore di correre nella direzione artistica in questo territorio che è un po' difficile. È difficile organizzare manifestazioni, è difficile essere allegri nel momento in cui un territorio che ben conosciamo viene spogliato dei più importanti diritti, il diritto alla salute e il diritto anche al trasporto, perché spostarsi se non sei automunito è praticamente impossibile. Quest'anno arriviamo a marzo, all'ultimo secondo, con il fiato che non ci basta, perché diciamo così, la storia è lunga, non voglio tediare gli spettatori. Io spero e auspico che in futuro venga concesso a chi organizza questo genere di manifestazioni di poterle fare meglio, con più tempo per poterci lavorare di più, anche per rispetto nei confronti di una popolazione che ha bisogno di momenti di aggregazione importanti e ha bisogno di luoghi di aggregazione importanti. Noi non siamo per caso qui in questo teatro, questo è il Cineteatro Don Bosco di Bova Marina, questo è l'unico teatro, oltre al Cilea di Reggio Calabria, all'Odeon che è più un cinema, e poi l'auditorium di Loki, è l'unico in tutta questa zona, da Reggio Calabria fino a Catanzaro nella parte ionica. E questo è un luogo che va preservato, un luogo che potrebbe rischiare a breve di non esserci più per vari motivi, è un luogo che per me è anche una seconda casa, quindi ci sono particolarmente affezionato. Dietro qua c'è un pezzo di scenografia di uno spettacolo che è andato in scena fino ad un paio di giorni fa, che è stato un successo meraviglioso e che andrà in scena anche giorno 1 aprile, che è il tempo delle cattedrali. Ebbene, noi cerchiamo appunto di fare il possibile per questo territorio, che è un territorio che merita. Auspichiamo anche nella collaborazione di tutti e nel supporto e nel sostegno di tutti affinché la nostra attività possa continuare sempre, perché è una cosa che non facciamo per noi che siamo qui sul palco, anche per noi, ma è una cosa che facciamo soprattutto per la terra che amiamo e in cui abbiamo deciso di restare. Come hai detto tu, effettivamente è una terra difficile, bella da un lato e spinosa dall'altro, dove i giovani cercano di fare veramente tanto con grandi sacrifici, a volte
Tanta è la voglia, ma poi si raccoglie poco, ma è di quel poco che non dobbiamo abbandonare, dobbiamo continuare a portare avanti i sogni, perché le cose, se ci crediamo, poi piano piano prendono il volo. Assolutamente sì, infatti questa è soltanto una prima fase di Alica 2018, appena la concluderemo, quindi tra qualche giorno abbiamo un po' di spettacoli ancora, domani siamo a Staiti, poi abbiamo Paolo Sofia, abbiamo un trekking fotografico a Condofuri, subito dopo lavoreremo già alla seconda parte. Purtroppo abbiamo fatto tutto molto 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 velocemente, tralasciando magari qualche passaggio, ce ne scusiamo, contiamo per la fase successiva di fare meglio e fare di più. Una domandina al volo, poi ti lascio andare di là. Domanda, cosa significa questo teatro? Ci sei, qualche giorno fa sei stato qui con tutta il gruppo che saluto, il primo ritornerete in scena con Il Tempo delle Cattedrali, che ha fatto Sold Out, insomma, diciamo, grande successone. È stato un bellissimo successo, la stagione teatrale del PIL 2018 in generale sta fortunatamente andando bene. E questo teatro, come dicevo prima, non sono due tavole di legno e basta, sono le centinaia di ragazzi che lo vivono e che cercano di portarlo avanti. C'è un'associazione culturale che ci ospita, che è l'associazione CGS Elpida, sono tutti volontari e senza nulla in cambio, turni giorno e notte per di mandare avanti questo cinema, perché è un cinema questo teatro, perché è un teatro, insomma. Ce ne sono tanti di ragazzi che vogliono fare, che fanno per la nostra terra, sta alle istituzioni darci il supporto per poter andare avanti, e questa è una cosa che chiedo veramente, veramente di cuore. Supportateci, fatelo davvero, fatelo e credete nei giovani, perché alla fine, io ormai dico ormai ho 28 anni, c'è chi è molto più giovane di me, comunque i giovani sono il futuro e senza giovani questa terra è morta. Grazie a tutti per essere qui e grazie a te Antonella. Per me è una prima cosa un piacere, per quello che ci lega la nostra amicizia, e volevo essere qua nonostante la giornata abbastanza pesante, ma i 30 chilometri li ho fatti volentieri, e quindi un applauso grande per questo grande, piccolo, grande uomo, Silvio Cacciatore, grazie Silvio. Allora, due minutini e arriva Mario Venuti, ma vi voglio ricordare che oggi è stata una giornata molto molto importante per l'Alica, perché ha registrato la seconda tappa di Alica nelle scuole con il concerto frontale del maestro Aldo Gurnari all'Istituto Comprensivo di Montebello Ionico, quindi applauso meritatissimo. E invece domani 29 marzo Alica sarà a Staiti con un'importante tavola rotonda sullo status della cultura nell'area grecanica, e ospiterà uno show cooking ed il concerto del cantastorie Gianni Favasulli. Invece venerdì 30 mattina a Gallicianola visita al Borgo con il concerto Unplugged di Paolo Sofia, e sabato 31 a Condofuri Centro il trekking fotografico ed il concerto di Alessandro Santacaterina, già campione nazionale di chitarra del Tour Music Fest. E invece adesso Mario Venuti, ricordiamo che nasce a Siracusa il 28 ottobre, inizia così giovanissima a suonare il pianoforte e presto si dedica allo studio della chitarra, dal sassofono e dal flauto traverso, insomma a soli 17 anni scrive le sue prime canzoni. Nel 2004 partecipa al Festival di Sanremo con Crudele, che gli vale il premio della critica. Poi nel 2006 torna con Un altro posto nel mondo, nella categoria gruppi insieme agli Arancia Sonora, ed ancora nel 2008 con A ferro e fuoco. Conosciuto ed apprezzato in tutta Italia, Mario Venuti oggi approda qui sul palco di Alica Festival presentando il concerto chitarra e pianoforte, Nudo con la mia voce. Un applauso signori e signori a Mario Venuti. Grazie a tutti e buona serata. Mario Venuti. Soltanto un attimo. Settimana.
edizione di Alica Festival. Questa sera è stato un concerto meraviglioso, quello di Mario Venuti, che ha esordito qui sul palco del Cineteatro Don Bosco di Bova Marina con una bellissima frase che è quella di "conosco bene questo mare ed è un mare meraviglioso". Si parla di mare culturale, non solo mare fisico, che è il mare Mediterraneo. Si parla di interazione tra i popoli ed è quello che Alica Festival vuole fare, interazione soprattutto tra le culture. Lo si fa come? Grazie alla musica, con questo grande concerto, questo grande artista nazionale. Per fortuna è andato tutto bene, ma l'Alica continua in questi giorni con Staiti, con uno show cooking e con una tavola rotonda relativa allo status della cultura nell'area grecanica, nella provincia di Reggio Calabria. E poi c'è Paolo Sofia a Gallicianò la mattina di venerdì 30 marzo, e concludiamo giorno 31 con il trekking fotografico a Condofuri Centro, non si può dire superiore, se no finisce come la guerra Bova Bova Marina. Quindi a Condofuri Centro il trekking fotografico, e poi Alica Festival ritorna nella sua seconda parte più avanti, tra qualche mese, sempre nel 2018. Legami le mani, legami.